benvenuti alla sesta puntata di Porsche Carrera Cup Mania, il magazine dedicato al campionato più spettacolare d'Italia. Subito il sommario. Weekend positivo per Vito Postiglione, che consolida la sua leadership anche a discapito di un Malucelli in difficoltà. Abbiamo incontrato per la prima volta il nuovo direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti. Intervista a un ospite d'eccezione nella Porsche Carrera Cup Italia e il due volte campione del mondo della Supersport, Andrew Pitt. All'autodromo di Imola ha fatto la sua prima comparsata ufficiale il nuovo direttore generale di Porsche Italia, Pietro Innocenti. Le nostre telecamere lo hanno intervistato e seguito. Contentissimo che questa cosa coincida con il mio primo giorno come responsabile di Porsche Italia. Non potevo aspettarmi un inizio migliore, in quanto il motorsport è una parte fondamentale di quella che è la cultura del marchio Porsche, è un elemento distintivo di questo marchio, è il DNA puro che Porsche rappresenta, per cui è per me il modo migliore di iniziare. Credo che sia giusto anche in un momento come questo di mercato in contrazione non dimenticare che il nostro marchio è un marchio emozionante, per cui vivere queste atmosfere rende ancora di più importante per il nostro cliente capire tutto quello che sta dietro il marchio, tutto quello che sta dietro i nostri prodotti. Quindi il mio obiettivo è proprio quello di riuscire a comunicare questa piattaforma nel modo più efficace possibile ai nostri clienti. Questa è un'attività che insieme a tutto il team di Porsche Italia vogliamo consolidare e sviluppare ulteriormente. Non possiamo non avere un campionato Carrera Cup, non possiamo supportare i team anche privati che corrono anche in altre competizioni come quelli che abbiamo qui oggi per il GT3, che stanno facendo molto bene con una partenza in pole position, per cui sicuramente questa, ripeto, è una piattaforma per noi importantissima, non possiamo prescindere da attività di questo tipo. La corsa di Imola, le due gare della Carrera Cup Italia, non solo hanno visto la presenza di Pietro Innocenti e di tante personalità, ma anche l'avvento a Imola di uno che l'autodromo romagnolo lo conosce benissimo, l'ex campione del mondo della categoria Supersport e poi protagonista in Superbike e a volte anche in modo CP, Andrew Pitt. Porsche Carrera Cup Italia, Imola, si parla ovviamente del campionato Porsche, ma c'è un ospite d'eccezione, Andrew Pitt, che parla tra l'altro italiano, due volte campione del mondo della Supersport, pilota di Superbike, anche di MotoGP, è venuto a trovarci. Ciao Andrew. Ciao. Allora, hai da poco finito la tua carriera di motociclista, dopo due mondiali, dopo tante soddisfazioni, l'ultimo ottenuto con la Honda del Team Tencate. Ti manca già un po' la parte racing moto o è stata una decisione, diciamo, definitiva e consapevole? No, subito dopo sì, ho sentito un po' quando ho visto, per esempio, l'anno scorso, la prima stagione che non sono partito. All'inizio un po' mi è mancato qualcosa, ma ora no, sono contento per stare qui sul divano per guardare su televisione. Quindi sei tranquillo, ovviamente continuerai magari comunque a rimanere nell'ambito del motociclismo, hai pensato già quale può essere la tua futura carriera? Sì, ora sto lavorando sempre nel mondo della moto e faccio qualche scuola di guida, istruttore per esempio Ducati Riding Experience, e anche lavoro con qualche ragazzini per aiutare. Come coach? Sì, tipo coach, sì. Ma no, sempre nel mondo. Oggi sei venuto a vedere il Porsche Carrera Cup. Questo è un campionato italiano però che si corre un po' nel mondo, molto competitivo, ci sono tanti piloti molto forti. Qual è stata la tua impressione?
Eh sì, la prima volta che sono venuto, ho visto un po' ieri, anche un po' stamattina. Non capisco tanto come funzionano tutte le cose, ma sì, mi piace, ma anche la Porsche è una macchina che mi piace. Tanti anni fa in Australia mio papà aveva un Porsche da anni 60, 70, non mi ricordo, ma... E poi la Porsche è sempre nel mio cuore, e allora mi piace vedere oggi le gare di Porsche. Magari un giorno ti piacerebbe anche provare a fare una gara in macchina? Sì, perché no? Sì, un giorno sì, inizio con la Porsche. Bene, allora ti aspettiamo la prossima volta invece che da ospite, magari da pilota. Ok, grazie. Ciao. Due gare molto spettacolari, due gare che probabilmente hanno deciso parte del campionato, ovvero della Porsche Carrera Cup Italia edizione 2012. Andiamola a seguire nei consueti nostri 911 secondi. Quinto round della Porsche Carrera Cup Italia, tutto pronto da Imola, partenza di gara 1 con Postiglione al palo, bravo Mancinelli a sorpassare subito, a mettere la sua Porsche 997 GT3 K davanti a quella di Malucelli. Si va verso il tamburello, gruppo compatto, con Postiglione che guadagna già qualche metro e alle sue spalle i principali antagonisti per il campionato, mentre dietro il gruppo compatto va in testa coda De Amicis in mezzo al gruppo, scatenando un po' di caos. Vediamo vetture che vanno a destra e a sinistra, compresa quella del debuttante Cicognani e di Petrini. Dunque un Postiglione veramente in palla che guadagna già qualche metro su Daniel Mancinelli, il driver marchigiano della MIC Corse Centro Porsche Padova. Terzo, staccato anche lui, Matteo Malucelli, e alle sue spalle il compagno Gianluca Giraudi. Guida aggressiva per Vito Postiglione alla variante Villeneuve. Intanto qui rivediamo quello che è successo in partenza con De Amicis che va in testa coda, toccato da Fulgenzi, si scatena un po' il panico. Intanto anche qua un'uscita rallistica, un controllo rallistico da parte di Alexander Gaidey, sempre alla variante Villeneuve. Tutto invariato nelle posizioni di testa, mentre Piscopo si avvicina minaccioso a Gianluca Giraudi, i due outsider per questo quarto e quinto posto di gara 1. Intanto Postiglione fa segnare il giro più veloce, mentre Malucelli prova a ricucire il gap nei confronti di Daniel Mancinelli. Lo stesso prova a fare Piscopo nei confronti di Gianluca Giraudi, che comunque si sta ottimamente comportando. L'abbiamo visto il pilota torinese dell'Antonelli Motorsport in palla anche nel round precedente alla pausa estiva, quello del Red Bull Ring in Austria. Dunque Postiglione conduce davanti a Mancinelli, Malucelli, Giraudi, Piscopo e Costantini che a sua volta deve guardarsi negli specchietti dagli attacchi dei suoi avversari. Buona la gara intanto dei piloti nella Michelin Cup, con Proietti sempre molto in palla. Si ricuce ancora un pochino in altalena il gap tra Malucelli e Mancinelli. I due sono stati protagonisti nelle scorse apparizioni di scintille dentro e fuori la pista. Ricordiamo che c'è ancora in ballo la sentenza del Tribunale Nazionale d'Appello per i fatti accaduti a Misano Adriatico, che potrebbero ulteriormente rivoluzionare la classifica. Il forlivese intanto è sempre più minaccioso alle spalle del giovane pilota di Fabriano. Dunque vedremo se in questi ultimi 12 minuti finali riuscirà a sferrare l'attacco che potrebbe valergli il secondo gradino del podio. Ormai Postiglione e la sua vettura della EB Motors paiono irraggiungibili in vetta alla testa della gara, di questa gara 1 del quinto round della Porsche Carrera Cup Italia 2012, autodromo di Imola, un circuito molto tecnico e molto veloce, amato dai piloti, un po' stravolto nel corso degli anni, ma comunque rimane un'icona dell'automobilismo sportivo italiano ed internazionale. Danzano le 997 GT3 K all'interno del tamburello,
Intanto qui vediamo un testa coda di Oleksandr Gaidey alla curva della rivazza, viene sfilato dai suoi avversari senza particolari problemi. Intanto Postiglione incrementa il vantaggio a quasi 5 secondi nei confronti di Daniel Mancinelli e Matteo Malucelli, tra Giraudi e Piscopo nulla è invariato con il torinese davanti al romano. Bella la gara di Giraudi, come dicevamo, anche Piscopo. Alle spalle di Piscopo c'è Stefano Costantini con la prima delle vetture della Heaven Motorsport. Manca davvero poco alla conclusione di gara 1, oramai sembrano impossibili ulteriori colpi di scena. Mancinelli alle acque minerali in questo momento, il pilota della MIC Corse sta cercando di raccogliere risultati utili per partecipare, poi per vincere e partecipare alla International Scholarship Program indetta da Porsche, un programma che vedrà premiati i migliori giovani delle varie Carrera Cup. Intanto qui una escursione fuori pista di Scanzi, che è in lotta con Angelo Proietti per la leadership della Michelin Cup. L'attacco del pilota della Ebbi Motors è andato a buon fine nonostante il taglio sulla ghiaia nei confronti del romano della Antonelli Motorsport. Tanto è sempre più vicino agli scarichi di Mancinelli e Matteo Malucelli, quando siamo a meno di un minuto dalla bandiera scacchi, dal termine di gara 1. Ricordiamo, allo scadere del tempo previsto ci sarà un ulteriore giro prima della bandiera scacchi. Dunque oramai vittoria pressoché assicurata per Vito Postiglione, un risultato pesante visto che il Potentino va a incrementare il suo vantaggio in classifica grazie anche alla pole position ottenuta il sabato. Intanto rivediamo l'attacco, il bell'attacco di Scanzi nei confronti di Proietti, arriva leggermente lungo, preferisce tagliare nella ghiaia e qui la risposta di Proietti alla Villeneuve, finisce largo in ghiaia, bravo a tenere sotto controllo la sua Porsche 997 GT3 Cup. Intanto Postiglione transita alle acque minerali, seguito a poca distanza da Mancinelli e Malucelli, con il forlivese che non sembra in grado di attaccare il pilota della vettura bianca e gialla che lo precede. Intanto al settimo posto troviamo Lucchini, poi Scanzi e Proietti, come dicevamo i tre protagonisti della Michelin Cup per quanto riguarda questa gara 1 a Imola. Siamo oramai prossimi alla bandiera scacchi che sancirà il termine di questa nona gara del Porsche Carrera Cup Italia, quinto round complessivo che si svolge sotto il plumbeo cielo dell'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola. Nuovamente prova a sfruttare la scia Matteo Malucelli, nulla di fatto, sembra che di motore abbia qualcosina in più il pilota che lo precede, ovvero Daniel Mancinelli, mentre Postiglione oramai guida di conserva per evitare eventuali errori che potrebbero compromettere un risultato veramente pesante ai fini della classifica generale di campionato. Sempre meno di mezzo secondo tra l'alfiere della MIC Corse inquadrato in questo momento e il suo avversario che lo segue, ovvero Matteo Malucelli in forza alla Antonelli Motorsport. Malucelli che paga il ritiro, lo zero in casella di gara 2 al Red Bull Ring, uno zero che pesa come un macigno ai fini della classifica di campionato. Intanto Giraudi mantiene il quarto posto su Piscopo, poi Costantini, Lucchini, Scanzi e Proietti a seguire, piloti della Michelin Cup che, come abbiamo visto, hanno dato spettacolo e non si risparmiano assolutamente in ogni appuntamento della Carrera Cup Italia. Salta sui cordoli la 997 GT3 Cup blu e argento di Vito Postiglione, Postiglione che potrebbe quindi mettere in saccoccia un'ulteriore vittoria che lo proietterebbe come
pilota principale candidato all'alloro 2012 della Porsche Carrera Capitalia, il monomarca della casa di Stoccarda, ed è così Postiglione va a prendere la bandiera a scacchi e quindi vince davanti a Mancinelli, Malucelli, Giraudi, Piscopo, Costantini, Lucchini settimo e primo della Michelin Cup davanti a Proietti e Bignotti. Mentre con le immagini siamo già su gara 2 con Costantini in pole position, al suo fianco Edoardo Piscopo, bandiera verde in fondo allo schieramento di partenza, tutto è pronto, semaforo rosso in questo momento si spegne, bravo Piscopo ad andare a chiudere la porta a Gianluca Giraudi. Dunque Costantini al comando, subito Piscopo aggressivo alle sue spalle, si sposta all'esterno, intanto Malucelli va a tamponare il compagno Gianluca Giraudi e vediamo proprio la vettura del forlivese che perde liquido dalla parte anteriore, probabilmente ha danneggiato qualcosa, infatti si fa da parte sulla destra, viene sfilato da tutto il gruppo, potrebbe essere un colpo di scena incredibile ai fini del campionato, e procede molto lentamente infatti Malucelli con la vettura che perde liquido dal radiatore. Intanto Piscopo esterno sull'erba, spinto da Costantini, costretto a difendersi anche dall'attacco di Giraudi che non va a buon fine, guadagnano qualche metro i due attori principali di queste prime fasi, ovvero Costantini e Piscopo, ma alle loro spalle c'è Giraudi e sta rimanendo bene Mancinelli e Postiglione. Postiglione seguito a sua volta da Angelo Proietti, leader in questo momento della Michelin Cup, si ferma ai box Matteo Malucelli e per lui c'è il ritiro, quindi un nuovo zero nel casellario del campionato, uno stop veramente grave per il portacolori della Antonelli Motorsport, che praticamente dice addio alle possibilità di lottare per il titolo. Intanto invece lottano senza esclusione di colpi i primi 5, va a chiudere Costantini su Piscopo, nuovamente con le ruote sull'erba il pilota romano che non ci sta, però è costretto a lasciare spazio a Giraudi che si infila bene, a sua volta il torinese in maniera molto dura va a conquistare la prima posizione ai danni del pilota della Even Motorsport, che in questo momento deve guardarsi da Mancinelli, Piscopo e Postiglione, tutti e tre aggressivi alle sue spalle, veramente un pacchetto di mischia con il coltello fra i denti in questo momento. Costantini ha probabilmente il passaruota che tocca nel pneumatico generando quel fumo che vediamo dalle immagini, e intanto Mancinelli ci prova all'interno su Piscopo, nulla di fatto, bravo il romano a chiudere le porte al marchigiano, frenata violenta di Stefano Costantini che riesce a tenere davanti la sua 997 GT3 Cup. Intanto qui le immagini, con le immagini siamo alle acque minerali, questo è Petrini, l'altro pilota della Even Motorsport, che salta duramente su un cordolo e va in testa coda, per fortuna senza impattare nelle barriere. Dunque Giraudi accumula metri importanti di vantaggio mentre ci riprova Piscopo all'interno, e stavolta bussa alle spalle di Costantini, picchiata decisa nel paraurti della Porsche del pilota romano, si infila a Mancinelli che prova nuovamente l'attacco all'esterno della Villeneuve, nulla di fatto, però Postiglione a sua volta bravo a infilarsi davanti a Piscopo, errore di Costantini che finisce in ghiaia. Intanto qui vediamo Cicognani che va a colpire De Giacomi mentre era già in testa coda all'ingresso della variante alta, incidente fra i due, vediamo quanti danni ha la vettura di De Giacomi in questo momento, con addirittura l'alettone posteriore piegato, e va a sua volta in testa coda all'uscita della Rivazza, lo rivediamo bene da quest'altra angolazione, peccato per Cicognani al debutto nella Porsche Carrera Capitalia. Intanto Mancinelli e Postiglione hanno ripreso Giraudi, sono in tre, uno in scia all'altro, ci prova all'esterno Mancinelli,
nel lungo rettilineo che porta al tamburello, riesce il sorpasso del marchigiano nei confronti del torinese della Antonelli Motorsport, che in questo momento viene attaccato nuovamente da Postiglione, riesce a rimanere davanti all'ingresso della Rivazza, frenata abbastanza difficile perché si arriva in discesa con la vettura appoggiata sulla parte sinistra. Sfanala Postiglione per mettere sotto pressione Giraudi, intanto dietro sta rivenendo bene anche Edoardo Piscopo. I due sono in scia sul lungo rettilineo, ci prova all'interno Postiglione, riesce a infilare la argento e blu vettura della EB Motors, conquistando così il secondo posto e portandosi subito a caccia di Daniel Mancinelli. Mancinelli bravo a chiudere la porta all'ingresso della Rivazza. Ne escono in questo momento con il potentino davvero a pochi centimetri dagli scarichi del marchigiano. Sfanala nuovamente per mettere sotto pressione Mancinelli, che però non cede, va a conquistare la vittoria come dicevamo davanti a Postiglione. Terzo posto per Giraudi, quarto Piscopo, quinto Fulgenzi. Proietti vince per quanto riguarda la Michelin Cup davanti a Scanzi e Bignotti. Secca vittoria in classifica di gara 1, Vito Postiglione ha indubbiamente allungato il proprio vantaggio sul rivale diretto, ovvero Matteo Malucelli. Ma andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti dopo questa corsa. Dall'ospitality della Porsche Carrera Cup Italia, Imola, appena finita gara 1, è arrivata la quarta vittoria stagionale per Vito. Un weekend anche questa volta per il momento perfetto, si è andato fortissimo nelle libere, fortissimo in qualifica sotto il 46 e poi una gara comunque che sei riuscito a gestire bene. Sì, sicuramente come dicevi tu, quindi abbiamo fatto un ottimo weekend fino adesso. Chiaramente con le qualifiche abbiamo fatto un tempo strepitoso, quindi macchina veramente perfetta. Gara 1, chiaramente sono riuscito a partire bene, ho cercato subito di prendere il mio ritmo davanti e cercare di guadagnare più secondi possibili per cercare di andare via e non fare errori. In più credo di aver fatto anche il giro veloce, quindi meglio di così non poteva andare. Chiaramente voglio fare un ringraziamento al team, a Enrico, ai ragazzi, a tutti che veramente ci mettono tanto 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 per essere sempre al top, e in più tutti i nostri partner che ci permettono di essere qui e fare quello che ci piace, insomma. Ti confermo che hai fatto il giro più veloce, adesso gara 2 come al solito bisogna portare a casa punti, ma ovviamente star lontano dai guai. Sicuramente sì, chiaramente partendo sesto in terza fila cercare di recuperare qualche posizione, domani vediamo anche il tempo com'è perché è ancora un po' incerto, quindi domani è tutto da scoprire, da vedere, quindi vediamo un attimino. Chiaramente cercherò di portare più punti possibile a casa in ottica di campionato, che è molto importante visto che mancano solo due appuntamenti alla fine. Bene, allora in bocca al lupo per gara 2. Grazie Crepi, ciao. Sempre dall'ospitality della Porsche Carrera Cup Italia, si è appena conclusa gara 1, siamo con uno dei protagonisti di gara 1, secondo classificato Daniel. Allora, tu partivi dalla terza posizione, sei riuscito subito a mettere la tua GT3 davanti a Malucelli, poi hai cercato di mettere pressione a Postiglione. All'inizio sembrava che riuscissi a tenere il suo ritmo, poi piano piano qualcosa ti ha guadagnato. Sì, infatti sono riuscito a sorpassare Malucelli in partenza, poi alla prima frenata. Poi dopo sono andato subito a caccia di Postiglione, sembrava che i primi quattro giri riuscivo a tenere bene il suo passo, poi lui aveva un ritmo gara più veloce, decisamente più veloce, e ho dovuto un po' mettere remi in barca, come si suol dire, ho controllato benissimo la seconda posizione, continuavo a spingere, però comunque sì, era sul passo 3-4-3 decimi più veloce Vito. Sì, Vito ha dimostrato fino adesso di avere leggermente qualcosa in più rispetto a te e a Matteo, tra l'altro comunque sei andato molto bene anche in ottica del programma giovani della scholarship che Porsche ha presentato e
nei confronti della quale tu hai comunque un rivale come Fulgenzi, un rivale come Episcopo, in questo caso sono finiti dietro di te, quindi bene da questo punto di vista. Sì, infatti anche quella classifica lì ci tengo particolarmente, perché ambisco molto il premio che Porsche ha istituito, un bel progetto, e ho lavorato comunque duro per cercare di stare al passo sempre con i primi, e ci sono. Manca ancora un pizzico per far la pole, e non sono riuscito a conquistare la prima fila in qualifica per via di una bandiera gialla che non mi ha permesso di tirare nel mio secondo giro buono, però mi sono riconquistato la seconda posizione in gara e quindi sono contento. Il team ha fatto un buono sviluppo, un buon lavoro, e bisogna continuare così e migliorarsi ancora per le prossime qualifiche. Bene, allora adesso vediamo gara 2. Grazie a voi di Motormedia, ciao. Siamo insieme al terzo protagonista di gara 1 qua a Imola, Matteo Malucelli. Il secondo weekend un pochino difficile per te, sei comunque insieme a loro, però sembra mancare sempre qualcosina per riuscire a stare davanti. Avevi già sofferto un pochino a Zelta e qua più o meno è rimasto sempre questo gap nei confronti, soprattutto di Vito. Diciamo che più che loro parlerei di lui, perché Vito in questo momento sta facendo la differenza. Ha una macchina, anche lui comunque in forma e non c'è niente da dire, nel senso che ha detto che ho preso mezzo secondo in qualifica, in gara non l'ho neanche visto, e qui più o meno è successa la stessa cosa, se non altro che sono partito male e anziché arrivare secondo sono arrivato terzo, ma questi sono solo 3 punti di differenza, sicuramente se andiamo così non sono quelli che ci fanno poi la differenza a fine campionato, bisogna tornare a vincere, bisogna tornare a fare le pole position come facevamo all'inizio. Solo che sinceramente non è così facile, via, quindi cerchiamo di lavorare e vediamo di limitare i danni per poi il Mugello cercare di riattaccare. In gara in effetti il passo tuo e di Daniel è stato praticamente identico tutti i giri, a un certo punto ti eri fatto sotto, poi hai avuto un problema con un doppiaggio, avevi riperso terreno, sei arrivato comunque attaccato a lui, non hai voluto provare il sorpasso o comunque non c'era margine? Ma sai, all'inizio andava un po' più forte lui, poi andavo un po' più forte io, però come ti ho detto, questi 3 punti di differenza, se le cose stanno così, i valori in campo sono questi, non mi fanno la differenza a fine campionato, quindi andare a rischiare un sorpasso e una posizione in meno di partenza domani non aveva senso, tanto poi che sono andato dietro di lui perché sono partito male io, quindi è esclusivamente colpa mia per questo e non ne valeva la pena, insomma, tentare un sorpasso. Bene, allora, buon lavoro per domani. Grazie. Proseguiamo nelle nostre interviste, passiamo alla Michelin Cup, Luigi Lucchini, una nuova vittoria, è andata bene, diciamo, in tutto il weekend, oggi sei riuscito a stare lontano un po' dai problemi alle tue spalle o intorno a te, in partenza c'è stato un po' di disagio, qualche toccata di troppo, tu sei riuscito a prendere subito un buon margine e malgrado alle tue spalle continuava la lotta, sei riuscito più o meno a mantenere la leadership sempre per tutta la gara. Sì, qui a Imola il rettilineo di partenza si stringe molto, per cui siamo arrivati tutti molto vicini, sono stato attento a stare fuori dagli incidenti che per fortuna sono avvenuti, diciamo, più dietro. Dopo sono venuti su Fulgenzi, che ho lasciato passare perché comunque era più veloce dell'altra classifica, poi sia lui che Gaede si sono girati e a quel punto Angelo, che era il mio diretto, diciamo, competitore, era a 3 secondi e lì ho cercato di mantenerlo fino alla fine. Giustamente anche l'altra volta dicevi per il campionato c'è poco da fare contro proiettili, però almeno puoi continuare così e collezionare sempre o primi posti o comunque buoni piazzamenti, almeno per fare una buona esperienza. Ah, infatti, cioè, il mio obiettivo è questo adesso, cercare di fare i migliori piazzamenti possibili e di riuscire ad arrivare a fine anno col secondo posto. Bene, allora in bocca al lupo. Crepi. Proseguiamo con i protagonisti di gara 1, Michelin Cup, secondo posto, Proietti, nuovamente un'ottima gara, tra l'altro un'incredibile lotta negli ultimi giri con Scanzi, poi alla fine ci siamo fatti un po' spiegare cosa è successo perché Scanzi ha perso la seconda e terza piazza poi a favore di Bignotti, è stata una bella lotta proprio nelle fasi finali della gara. Eh sì, ci siamo rincorsi all'ultimo giro, io perché ho trovato veramente qualcuno davanti che si è girato e ho perso un po' il ritmo e lui si è avvicinato e poi ci siamo passati, ripassati e alla fine è andata bene per me e male a lui, è andato lungo alle acque minerali. Sì, piccolo errore per lui, adesso comunque tu sempre saldamente in testa, sempre ben piazzato, ma portare a casa la vittoria sta diventando sempre dura. Sempre più difficile, vedi che ha vinto anche un'altra volta Lucchini, ma domani abbiamo tanti punti di vantaggio, parecchio un margine, però sai, le gare le finisci
all'arrivo. Adesso invece per gara 2 ti aspetti di nuovo di piazzarti o vuoi riportare a casa una vittoria? Io quando parto cerco sempre di portare a casa la vittoria, però sai, non ci si riesce. E spero proprio di poter portare a casa la vittoria, così allunghiamo ancora un po' il passo, siamo più tranquilli per le prossime gare. Bene, allora in bocca al lupo per gara 2. Crepi. E chiudiamo il discorso con i protagonisti di gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia qua a Imola, Michelin Cup, primo podio per Bignotti, un podio agguantato proprio sul finire della gara. Sì, sono contento perché vabbè, la gara di Zeltweg era partito il motore, quindi poi mi sto impegnando abbastanza per questo campionato, vedo che miglioro. Ho fatto una bella gara perché avevo De Giacomi sempre dietro che spingeva, però non riusciva a passarmi. Poi abbiamo preso Proietti e Scanzi che si stavano dando un po' lotta. Evidentemente ha avuto un po' di problemi Scanzi che poi ha dovuto uscire alle acque minerali. Proietti è passato, io proprio dietro e così abbiamo proprio concluso la gara. Quindi è stato un buon risultato. Adesso tu che sei un porscista doc, dopo tanti anni di targa tricolore hai fatto questo grande salto che indubbiamente a livello prestazionale è un bel salto. Due anni a dire la verità, ho fatto 2 anni targa tricolore, l'anno scorso ho vinto il campionato di classe, quindi ho deciso di passare alla Carrera Cup Italia, un bel ambiente devo dire, molto competitivo, qui i ragazzi, signori, come Proietti, di Amici, Slucchini, bravissimo, anche Scanzi sta andando veramente, fra l'altro combattevo con lui l'anno scorso, storia vecchia, e quindi no, sono contento di fare il Carrera Cup Italia, primo podio, e sono contento anche di stare con Ebimotors, mi trovo molto bene con Enrico, una brava persona, i ragazzi sono molto bravi, competenti, anche Paolo, l'ingegnere, mi trovo molto bene con loro, speriamo di andare avanti, fare altri podi. Bene, allora casomai ci rivediamo qui. Sì, intanto saluto mio papà e mia mamma se stanno guardando. La vittoria di Daniel Mancinelli in gara 2 quindi apre un importante spiraglio per il pilota marchigiano per vincere la speciale classifica Under 26. Andiamo ad ascoltare i protagonisti della seconda corsa della Carrera Cup Italia Imola. L'avevamo avuto ieri ospite dopo gara 1 sul podio, gli avevamo fatto in bocca al lupo, evidentemente è stato bravo ma ti abbiamo anche portato fortuna. Oggi hai portato a casa la seconda vittoria della stagione dopo quella di gara 2 a Vallelunga, sei un po' l'uomo delle gare 2. Beh sì, innanzitutto allora spero che anche la prossima volta mi farete in bocca al lupo così andiamo di questo passo. È stata una bella gara, partito quinto, quindi una bellissima rimonta, molto spettacolare. Sono riuscito a stare fuori dai casini i primi due giri tra Costantini, Piscopo e Giraudi e poi sono riuscito a sorpassarli. Giraudi era andato un po' via, piano piano sono andato alla sua caccia e sono riuscito a sorpassarlo a 5-6 giri alla fine. E a vincere, quindi bellissima gara, la macchina andava bene, mi ha migliorato sempre in questo weekend e voglio ringraziare tutta la squadra, il team Mi Corse by Centro Porsche Padova e ora c'è rimasto da vincere gara 1 che è il prossimo obiettivo, fare una pole che ci siamo vicini, io penso che ci siamo molto vicini, quindi la classifica Under 26 a cui ci tengo particolarmente per il premio che ha messo il progetto, che ha messo a disposizione Porsche AG di conquistare il primo posto degli Under 26 e quindi andare a giocarmela poi con i 10 milioni nella Carrera Cup World a ottobre in Germania per ambire a quel preziosissimo premio che mette in palio Porsche, cioè il supporto nel Super Cup 2013. Quindi questo è anche il mio principale obiettivo ora. Grazie. Bene, allora per stare comunque super parti dico ci rivediamo da queste parti. Sicuramente, dai, ci vediamo a queste parti, fammi un bocca al lupo così, Ok, bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie, Motor Media TV. Siamo insieme a Vito Postiglione, finita gara 2, comunque un weekend direi perfetto. È mancato per poco l'Amplen con la vittoria in gara 2, che di solito è quasi un miraggio, perché partendo sesto di solito bisogna già a malapena puntare al podio, questo secondo posto è perfetto, poi è uscito Malucelli, quindi diciamo che è andato tutto nel modo migliore per te. Sì, chiaramente sono stato molto attento nelle fasi iniziali, ho visto che lì davanti cominciavano un pochettino a darsi fastidio un po' tutti, tra Piscopo, Costantini e gli altri, quindi ho preferito insomma aspettare un po', visto che comunque la gara era lunga, quindi ho cercato di attendere. Poi ho visto subito in partenza che credo Matteo abbia tamponato Giraudi, insomma non so chi, ho visto che praticamente perdeva subito del liquido, quindi chiaramente sono stato attento e ho preferito insomma fare la mia gara. Poi insomma pian pianino siamo riusciti ad andare più avanti fino ad arrivare al secondo posto. Probabilmente se c'era qualche giro in più forse potevo anche giocarmi la vittoria, che
chiaramente, come dicevi tu, non è facile, insomma, partendo sesto ed arrivare primo, quindi alla fine comunque abbiamo fatto anche il giro veloce, quindi penso che un weekend meglio di questo non poteva andare. Chiaramente ringrazio come sempre tutti il team, i ragazzi, Enrico, che sono veramente davvero fantastici, è una macchina che è bellissima, veramente bella da guidare, tutto perfetto dall'inizio alla fine. Adesso mancano due weekend, quattro gare, c'hai a questo punto un margine nettamente superiore rispetto a quello che avevi quando sei venuto qui, però ecco, micro incidenti come quello di Malucelli fanno capire che non si può veramente mai sbagliare, sennò quel vantaggio che ti sei procurato potresti perderlo veramente a una frenata. Sì, è chiaro, certamente fare zeri purtroppo in questi monomarca pesano davvero tanti, come Matteo questo comunque è il secondo zero che fa, quindi alla fine insomma conta molto e cercherò chiaramente di stare sempre attento, di partire sempre più davanti possibile in gara 1 e poi dopo in gara 2 devi stare attento per cercare di portare più punti possibili a casa, non fare errori, non fare zero, quindi bisogna accontentarsi perché dove riesci a fare più punti chiaramente è gara 1, quindi alla fine è quello che conta di più. Gara 2 devi comunque amministrare e cercare di arrivare in fondo e di portare più punti a casa per il campionato, che credo che a questo punto siamo comunque ben messi, non ho fatto ancora i conti, però credo che abbiamo un bel po' di punti di vantaggio, cercherò di amministrarli fino alla fine. Bene, allora ci vediamo al Mugello. Grazie, ciao. Terzo gradino del podio di gara 2, Porsche Carrera Cup Italia, Gianluca Giraudi, tra l'altro un secondo podio quasi consecutivo, avevi fatto anche un'ottima piazza d'onore a Zelto, quindi ci stai prendendo gusto. Sì, una bella gara, eravamo già andati bene tutto sommato ieri con un quarto posto, oggi partiti terzi, arrivato terzo, ma comunque con una metà gara diciamo in testa di cui sono molto contento. Purtroppo a un certo punto ho avuto qualche difficoltà con la macchina, ho dovuto riadattare un po' lo stile di guida, una macchina molto più scivolosa, però sono contento della prestazione. Involontariamente sei stato la causa del ritiro di Malucelli, nel senso che Malucelli purtroppo ha allungato un po' la frenata, ti ha toccato in partenza, paraurti contro paraurti, però lui ha costato sicuramente punti molto pesanti. Sì, ho sentito, ho immaginato fosse lui, non sapevo se fosse ritirato inizialmente, purtroppo i primi due in partenza hanno avuto un ingresso nella prima variante piuttosto lenta, per cui anch'io ho rallentato, sicuramente Matteo ha fatto un errore di valutazione nella frenata che anch'io non mi aspettavo così presto ed è successo, sicuro la macchina poi è un po' delicata sull'anteriore, già Zelto e lui ha avuto questo problema, è così, mi spiace. Adesso Mugello, non c'è due senza tre. Mugello, sì, speriamo bene, le macchine di Antonelli al Mugello vanno sempre molto forte e speriamo. Vabbè, noi siamo qua, sai dove trovarci. Grazie mille. Appena finita gara 2 qua da Imola, passiamo alla Michelin Cup, siamo insieme a Angelo Proietti. Se ci guarda per la prima volta qualcuno, mica ci credono che tu sia un pilota, che tutte le volte ti intervisto mai vestito da pilota. C'hai ragione. No, sono andato lì perché scappo via di corsa che per non trovare il traffico di rientro. Comunque oggi è andata non bene di più, è andato benissimo, la macchina andava veramente bene, abbiamo vinto e matematicamente dovremmo aver vinto il campionato italiano. Perciò adesso le prossime gare le faremo più in tranquillità. Beh, tra l'altro hai fatto una prima parte di gara che eri attaccato ai primissimi, quindi avevi un passo, infatti è stato il momento che hai creato il gap abbastanza importante che poi ti sei mantenuto per tutto il resto della gara sui tuoi diretti avversari della Michelin Cup. Sì, l'assetto della macchina oggi era azzeccatissimo, una piccola modifica apportata ieri, leggermente meno sottosterzante, la macchina andava veramente bene, tant'è che ne avevo anche un peletto in più di ragazzi avanti, però non mi è convenuto attaccare perché dico fammi stare in ottica campionato, sono rimasto lì. Bene, allora ci rivediamo a Mugello più rilassato e stavolta ti voglio in tuta. In tuta, grazie ragazzi. Grazie. Continuiamo con i protagonisti della Michelin Cup di gara 2, ieri Lucchini, oggi tu, un bresciano sul podio della Michelin Cup c'è sempre. Siamo una bella squadra, il merito è sicuramente molto della squadra e anche dei piloti, ma anche i demeriti a volte sono dei piloti e ieri ci ho messo del mio. Prima della partenza ho chiesto una modifica che ha portato a rovinare tutto il bel lavoro fatto nelle prove del venerdì e ci poteva stare anche al secondo posto, ma... Infatti l'hai perso alla fine. Sì, la battaglia con Angelo è finita con una spiattellata che lui è stato molto bravo, mi ha portato sullo sporco e
e pur avendolo superato poi sono andato in ghiaia, l'ho superato, gli ho ridato la posizione, l'ho risuperato, ma la mia gomma non mi permetteva di stare in strada. Quindi il quinto di ieri è stato decisamente in tutti i sensi un errore del pilota. Oggi penso che pur con la difficoltà della partenza, perché ho scelto di stare a destra e il trenino buono è andato via tutto a sinistra, quindi sembravo in autostrada. Io a destra e chi ti supera a sinistra. E sembravo fermo. Poi però con una bella guida, perché so che ho fatto, ero quello che girava più forte della mia categoria in gara, ho tenuto un bel passo, ho fatto devo dire una guida molto attenta, molto accorta, molto, molto scorrevole, non ho mai messo sotto pressione la macchina e ho aspettato sempre il momento giusto ed è venuto. Adesso arriva il Mugello per continuare a portare a casa esperienze e punti nella Mission Cup. Vero, hai detto bene, per chi come me fa per la prima volta un campionato così impegnativo, l'esperienza è un elemento essenziale, fondamentale. Una gara in più, un po' più di esperienza, e il Mugello è una pista che piace a tutti, piace anche a me, e ce la metterò tutta, perché portare a casa quel primo che voglio dedicare, come già ho avuto occasione di dirti, è per me un obiettivo molto molto importante. Beh, hai ancora 4 chance, quindi sicuramente la determinazione è una buona componente. Certo, grazie mille e ciao a tutti, divertiamoci sempre tutti insieme. Chiudiamo il podio di gara 2 della Michelin Cup con Fabrizio Bignotti. Beh, ti ripresenti qui dopo il podio di ieri, il bis di oggi. L'uomo podio. No, sono molto contento. Una bella gara anche lì. Avevo una gomma, vabbè, purtroppo nelle qualifiche mi ero girato, quindi erano tutte rovinate. Una era per forza spiattellata, abbiamo tenuta, però andavo bene. Sono riuscito a tenere dietro De Giacomi come ieri. Poi lui ha avuto dei problemi con Cicognani. Ho visto il mio amico Scanzi che però mi ha raggiunto subito, aveva il passo molto migliore del mio, mi ha indotto all'errore e passato. E poi mancavano gli ultimi due giri. L'ultimo quarto di giro ho cominciato a perdere la macchina come se non pescasse benzina. Ho detto addio, qui è buttata via la gara. Infatti è arrivato Cassarà proprio da dietro, ho detto boh, lo faccio passare ormai. Però ho sganciato il reset, è ripartita. Alla variante aria, ma alla variante alta, mi ha affiancato proprio così, siamo arrivati nel punto dove io ho un po' più paura, lì alla rivazza, e sono riuscito a non farlo a tenerlo dietro, sono passato terzo. Che buono, fare complimenti al mio team, perché abbiamo fatto un bel weekend, mi trovo benissimo sia con Luigi, con noi della Michelin Cup, con Scanzi siamo molto amici, Postiglione è un ragazzo fantastico, sono contento che sta andando benissimo. Poi ragazzi, vabbè, delle Bimorso, sono la loro competenza, si sa, si conosce, no? Dopo un po' di anni che lo vincono, e io sono contento, cosa devo dire, i miei primi due podi a Imola, proprio dove la pista che avevo un po' più di timore, perché è quella che conosco meno, essendo venuto qua è la seconda volta, quindi boh, mi sono comportato bene, sono contento, mi sto avvicinando a Luigi Lucchini e a Scanzi, che sono i miei punti di riferimento, no? Bene, allora adesso ti aspettiamo in questa fase di apprendistato veloce anche al Mugello. Al Mugello, vediamo al Mugello. Noi, beh, si sapeva, abbiamo avuto un po' di problemi la gara che abbiamo fatto la gara 1 che avevamo fatto al Mugello, un po' di assetto, così siamo stati un po' conservativi. Adesso sicuramente siamo più pronti e speriamo di fare una bella, speriamo di rivedervi ancora per quanto riguarda me stesso. Bene, allora in bocca al lupo, ci rivediamo là. Grazie, saluto. Si conclude qui questa sesta puntata di Porsche Carrera Cup Mania. Il nostro prossimo appuntamento sarà la settimana successiva al penultimo weekend del campionato organizzato dalla casa di Zuffenhausen, weekend che si disputerà sul tecnico difficilissimo tracciato del Mugello il 22 e il 23 di settembre. Ci si vede la settimana successiva, arrivederci.